Generalmente noi usiamo il metodo drag and drop dai dati di base dell'articolo. Andiamo a selezionare in questo caso una scheda PLC, un articolo PLC e lo trasciniamo nel foglio. La situazione che noi normalmente ci aspettavamo era questa: una volta trascinato il simbolo padre o di sommario, vedremo che verranno presentate sul navigatore di PLC le funzioni della maschera funzione, appunto della maschera funzioni. Quindi per posizionare poi il figlio del sommario, quindi i veri e propri ingressi del PLC, andiamo con il tasto destro ad eseguire l'operazione posiziona macro, multipolare in questo caso, e viene fuori la macro figlia, diciamo, no? Una variante della macro. Una volta posizionata la macro figlia, vediamo che no, giustamente le funzioni vengono sovrapposte, per cui abbiamo che abbiamo un simbolo padre con la sua riferimento incrociato stranamente ad ogni porta PLC, ma poi questo si sistema, e abbiamo il suo figlio con la maschera funzioni. Ci siamo accorti però di una cosa. Questa, intanto per finire, questa macro l'avevo posizionata non tanto trascinando in questo caso l'articolo, ma con il tasto M. Lo faccio rivedere velocemente. Premo il tasto M, vado a selezionare in questo caso la macro che avevo chiamato prova. Apro, la posiziono, numero e torno a vedere, come ho detto prima, la maschera funzioni segnata appunto dalla maschera funzioni. Se però noi, come il nostro solito, andiamo a trascinare la macro direttamente dai dati di base articolo, quello che ci troviamo non è più la sola maschera funzioni, ma troviamo quest'icona, cioè le funzioni sovrapposte ma non posizionate. Questo ci ha lasciato inizialmente un po' sorpresi, anche se poi mi sono reso conto che probabilmente è la soluzione giusta. Il problema è questo però: se io in questo caso ho una serie di schede PLC e vado a cancellarne qualcuna, tipo in questo caso vado a cancellare questa, vedrò che dal navigatore PLC queste funzioni non posizionate non spariscono. E era questo che ci aveva messo un po' in crisi, perché a un certo punto, dopo aver magari buttato giù grossi quantitativi di PLC, ci ritrovavamo appunto con queste funzioni non posizionate e non capivamo mai cosa fossero. A questo punto le cancello. Bene. Comunque sia, se io comunque trascino la mia maschera funzioni, cioè il mio articolo, lo numero, torno qui e vado a fare nuovamente posizione macro, multipolare, in questo caso se posizionerò la macro figlio, vedo che nel navigatore PLC le funzioni vengono sovrapposte correttamente. In questo caso, se andrò a cancellare il figlio, la maschera funzioni nel navigatore PLC, la maschera funzioni torna al mio punto di vista corretta. Mi sono anche accorto di questa cosa, che se invece io vado direttamente nell'articolo, nella maschera funzioni, e vado a mettere la descrizione dell'attacco, adesso copio spudoratamente la denominazione e vado a inserire una descrizione dell'attacco. Se in questo caso metto una descrizione dell'attacco, quando andrò a trascinare il mio articolo, vedrò quello che normalmente invece mi aspettavo, cioè vedrò
le funzioni della maschera funzioni, senza avere nessun, tra virgolette, segnale di una funzione non sovrapposta. In questo caso, allora, se faccio posiziona macro, multipolare, e tutto funziona correttamente. Ripeto, quello che ci aveva messo in crisi era il fatto che vedevamo quelle funzioni non posizionate, e cancellando la scheda PLC restavano lì nel navigatore. E questo ci è successo in schede del PLC che per qualche motivo non avevano compilata la descrizione dell'attacco, e questo ci ha messo in crisi per alcuni giorni, perché appunto cancellando, facendo delle prove, restavano tutte quelle funzioni non posizionate. Adesso la mia domanda è sempre obbligatorio mettere una descrizione dell'attacco? Non posso fare a meno di mettere una descrizione, perché se ad esempio io vado a cancellare questa perché in quel tipo di attacco non ho bisogno di una particolare descrizione, e vado quindi a nuovamente a trascinare la macro, vedrò che in quella posizione, cioè, questa è un'altra cosa di quelle che succedevano in effetti, cioè una gran confusione sul navigatore. Questo onestamente non riesco neanche a capirlo, cioè, ho tolto solo una descrizione, e in questo caso le funzioni non posizionate sono più di una. Vediamo cancellando cosa succede. Quindi vanno via. Vorrei fare un'altra prova, cancello la macro, qui resta sempre questa funzione non posizionata, quindi la cancello, torno qui, vorrei solo riprovare a reinserire un valore che potrà anche essere diverso da quello di prima. Vediamo un attimo. Trascino nuovamente la macro. Vediamo se il tutto in questo caso torna a funzionare. Ecco, non so se avete capito il problema, spero di essere stato chiaro. Vi ringrazio.